Siloge inedita. Terza classificata, Monique Mazreku. Eccola qua. Eccoci qua, da dove viene Monique Mazreku? Io adesso abito a Lugano. Ah, e quindi sì. La cittadina svizzera ci voleva. Prego. Niente, io sono sempre molto emozionata perché ho partecipato a vari concorsi, ho vinto anche qualche riconoscimento. È il primo qui in Svizzera, per cui nella mia nuova casa. E questo mi fa molto piacere. E come diceva il collega prima, è sempre un'emozione e uno stupore vedere che quello che esce da te in un momento assolutamente personale venga letto da qualcuno e arrivi qualche cosa, e questa è una cosa bellissima. Grazie. Allora, è stato un piacere grande. Adesso la nostra Stefania la premia. Eccoci qua, prendiamo sempre, adesso facciamo la foto, mettiamoci qua al centro. Ok, non so come dire, nuovo. Allora, la seconda classificata è Silvia Polidori. Eccola qua. Sempre elegante e leggera, eccola qua, Silvia Polidori, viene da Bruxelles, giusto? Lei è un membro del Parlamento Europeo, prego, ha scritto tante cose di grande livello. Prego. Attenzione, non sono un membro del Parlamento Europeo, sono parlamentare. Funzionaria, perdone. Io servo tutti i cittadini europei e ovviamente i membri del Parlamento Europeo, ed è un onore. Comunque, grazie. E quindi appunto sono italiana, vengo dal Belgio ed è il primo premio che ricevo in terra straniera che non sia il Belgio, quindi sono estremamente onorata e felice. Vorrei ringraziare il dottor Sarra, tutta la giuria e il pubblico ovviamente, e dirvi che sono particolarmente orgogliosa di questa silloge, di questo libro di poesie, perché è monotematico sull'amore e io sono innamorata di questo libro, quindi spero che leggendolo vi innamoriate anche voi di ogni poesia che è, sì, un piccolo gioiello per me almeno, perché voglio aggiungere, è un sussurro dell'anima. Sì, voglio aggiungere, perdonami, non ti voglio interrompere, che la giornata di oggi è proprio dedicata all'amore in tantissime sfaccettature, perché l'edizione di questo premio è stata caratterizzata fortemente dall'amore in tutte le opere, quindi c'è stato un grido disperato in un momento tristissimo. Questo ci fa piacere perché la sensibilità degli autori è stata grande e quindi di conseguenza grandissima l'emozione, e tu sei stata tra queste. Bene. Grazie, grazie davvero. Grazie. Allora, passiamo alla premiazione, prego. Ecco qui al centro che facciamo la foto ricordo. Ok, ci vediamo dopo, di nuovo. Allora, primo classificato, Antonio Petrocelli. Eccolo qua, io sono molto onorato di avere qui Antonio Petrocelli. Lui è un grande attore di teatro, di cinema, di televisione. Ha lavorato al cinema con Nanni Moretti, Liliana Cavani, Gabriele Salvatores, Francesco Nuti, Marco Bellocchio. L'avete visto in televisione con i Cesaroni, Don Matteo, Un medico in famiglia e The New Pope di Claudio Sorrentino. Oltre a queste... Paolo Sorrentino, perdonami. Oltre a tutte queste cose che fa, è un poeta veramente provetto e quindi scrive silloge, cose molto belle. Sarà per noi un grande onore pubblicare il suo libro, che spero abbia davvero successo. Prima di premiarlo, io ti farei recitare la poesia. Ah sì, volentieri. Quindi ti mettiamo al leggio, dovresti già trovare tutto lì.
Guarda un po' se va bene. La regia mandiamo un sottofondo e noi aspettiamo un attimo qui, ci mettiamo qui. Al capocomico. C'è, si sente? Sì, sì, sì. Al capocomico Silvio Orlando. Non dirmi in quale luogo si consumerà la recita, in quale albergo poserò la valigia per accogliere i sogni di una notte. Non dirmi le strade, i parcheggi, i tornelli e in quale osteria trovare ristoro. Non dirmi orari, costi, interruzioni, imperturbabili barriere, inutili attese delle implacabili rotonde, gli approdi sconosciuti in luoghi improbabili, dove gonfiano le ansie, si conta il sonno perduto tra refoli di vento che spirano da terre sconosciute. Non dirmi i capricci del mondo, il disagio dei giorni, gli applausi di un pubblico che subito dilegua, ma dimmi, ti prego, perché tornando sul sentiero conosciuto mi assale il timore che la commedia non sia ancora finita. E poi ve ne dico un'altra che è brevissima per restituire un pochino lo spirito anche di tutta la silloge. Raccomandati, ubi minor, maior cessat. Applauso grandissimo a Antonio Petrocelli. Allora, eccoci qua, la nostra Silvia, splendida Silvia ha portato la cosa, la nostra Stefania lo premia. Ale, primo classificato, importante, prego, andiamo qui dietro la riga. Eccoci qua. Perfetto, è stato un piacere averti con noi. Grazie.